Salve a tutti, io sono DroneGamer e benvenuti su Call of Duty World War II. Siete pronti a scendere sul campo di battaglia per sconfiggere la minaccia nazista? Preparatevi per epici momenti del grande conflitto mondiale. Oggi ci attende il terrificante sbarco in Normandia e i nostri protagonisti scopriranno quanto sarà difficile riuscire a tornare a casa vivi. Buona visione! 1 settembre 1939, inizia la seconda guerra mondiale. Più di 50 paesi vi prendono parte e 65 milioni di persone perdono la vita. Il conflitto più sanguinoso nella storia dell'umanità. La macchina bellica di Hitler ha scatenato il suo feroce blitzkrieg sull'Europa occidentale, mettendola a dura prova. Nella nostra ora più buia dobbiamo trovare la forza per diventare il baluardo contro l'oppressione. L'invasione nazista sarà la nostra prova più dura. Ma con i nostri alleati dobbiamo affrontarla e superarla. Ok, si ritorna nella seconda guerra mondiale. Sono passati ben quanto? 4 giorni dall'ultima volta che ci siamo stati. Ammetto, ne sentivo un po' la mancanza. Ah, la seconda guerra mondiale. Quel periodo storico che ha sempre affascinato tutti. Finché non ti ci trovi realmente dentro, e fidati che il fascino svanisce molto in fretta. Sono molto curioso di scoprire assieme a voi questo gioco. Me ne avete parlato talmente tanto bene. Vi prego, non spoileratemi nulla nei commenti. This day we set upon a mighty endeavor, a struggle to preserve our civilization and to set free a suffering humanity. Our sons, pride of our nation, lead them straight and true. Ah, signor Roosevelt, tutti buoni a parlare quando si trovano dietro una scrivania, però, quando sei in prima linea il panorama è differente. Men's souls will be shaken with the violences of war. In this hour of great sacrifice, we shall prevail. Sì, ma a che costo? È quello che nessuno si domanda. Quale sarà il costo della vittoria? Diventa una vittoria pirrica molto in fretta. Paul, è il 6 giugno 1944. Dovresti vedere che roba, fratello. Dobbiamo invadere una spiaggia francese di cui non so neppure il nome. Tutto questo per liberare la Francia dai nazisti. L'attesa è stata sfiancante. Poi lui mi chiede l'orologio e io gli faccio: che cazzo te ne fai del mio orologio? Sei il capitano della cazzo di squadra di football, così... Mi sono fatto buoni amici in addestramento, tutti imbarcati con me. Ce la facciamo sotto, ma nessuno lo dà a vedere. La prima settimana di addestramento, bravo, zio Osman. Ma ora è il mio migliore amico. È un piantagrane. Se non ci fosse una guerra, sarebbe il primo a farne una. In più, mi servono tutte le dita se voglio scattare la foto dell'anno. Styles dice che una volta a casa diventerà un fotografo di life. Mi ricorda Clark Kent, solo che quando toglie gli occhiali, l'unica cosa che succede è che non vede più un cazzo. E allora è il veterano, il classico tipo che mamma avrebbe definito zoticone. Oh. Rendiamolo più interessante. Non faccia scommesse che poi perde. San Michele. Santo patrono dei soldati. È da Kasserin che mi salva il culo. Ziusman, 3 volte in 10 secondi. Ed è tutto tuo. Non lo so. No, adesso te la fai sotto. Punto su Ziusman. Ok. Ci sto. Non posso guardare. Dai il tempo quando te lo dico. Dov'ero rimasto? Io e i ragazzi ci eravamo infilati in una partita a poker della squadra di football. Avevamo un sistema per segnalarci le carte di ogni giocatore. Il quarterback ci è rimasto di merda quando ho vinto tutto. Pronto? Mm? Ecco che succede a imbrogliare un imbroglione. Ora. E vabbè, che... Ecco te sistemato. No, ci... Aiello aveva affrontato molte battaglie. Mamma diceva non fidarsi degli ebrei. Non mi ha detto così stanotte. Oh! Ed era bigotto come pochi. A che serve uno stupido ciondolo? A te è servito. Troverò di meglio. Un vero trofeo, vedrai. Buona fortuna. Oh, il briefing è alle 18, è tardi. Gente, non facciamo arrabbiare i superiori, santo cielo. Lascia fare a me, Daniels. Puoi stare tranquillo. Le ultime parole famose. Il briefing sta per iniziare. Che cazzo state facendo? Poi c'è il sergente Pearson, un vero simpaticone. Vi credete tanto speciali, eh? I crocchi vi faranno il culo. No, non a noi, sergente. Può starne certo. Chiudi il becco, Ziusman. Con me. Visto che ho una fortuna sfacciata, qualunque cosa accada, stammi vicino. Prima la Normandia, poi il Reno. Ce la faremo, Daniels. Perché tu non sai cosa ti attende nello sbarco in Normandia, ciccio? Ah, sarà un'avventura emozionante, questo è poco ma sicuro. Oggi
Con i nostri alleati diamo inizio a un'operazione della massima importanza. Stabilire una testa di ponte in Normandia e respingere la dilagante invasione tedesca che terrorizza l'Europa da 4 anni. Noi siamo l'unica cosa che separa il mondo dalla rovina. Questa non è solo un'occasione di diventare degli eroi per tutta la vita. Se vinciamo, il nostro trionfo resterà scolpito nei cuori e nelle menti di tutto il mondo per innumerevoli generazioni. Sto parlando di gloria, signori. Vera gloria. Il colonnello Davis ha fatto un bel discorso. Mi ha ricordato quello di Coach Johnson prima della nostra partita del ringraziamento contro Austin. Te la ricordi, vero? Abbiamo perso con 42 punti di scarto. Porco cane! Una giornata indimenticabile, questo è poco, ma sicuro? Il problema è che la gloria non serve a nulla quando sei morto. Il tenente Turner non perde mai di vista Pearson. Fa di tutto per contenerlo. Se non lo facesse, Pearson, ci salterebbe alla gola. Sai, che tu ci creda o no, Paul, ho sempre voluto essere come te. Sarà difficile seguire le tue orme. Ma di certo ci proverò. Guarda, con la mira del DeLong Gamer non andremo molto in là, eh? Io voglio essere onesto, Ciccio. Ora o mai più. Ciccio, ti si sta bagnando tutto il diario, che cocchio! Magari avessi qualcuno ad attendermi. Aspetta di arrivare a Parigi. Se n'è di strada. E non sappiamo neanche in che stato sia a Parigi. Ricordate, non fermatevi in spiaggia. Dovete avanzare. State bassi e ben distanziati. Questo ci muore per primo. Come vi è stato insegnato e ve la caverete. Sarà un onore guidarvi in battaglia. Sempre e comunque. Questo ci schiatta male, conosco i videogiochi. Ok, facciamogliela vedere. Hanno già bombardato le spiagge, vero? Hai paura, soldato? No, signore. Invece dovresti. Infatti, era questa la risposta corretta, idiota. Oddio santo. Daniel, sei da accendere? Certo. Ti pare il momento di fumare, Ciccio? Vabbè che tanto stai per morire, dici tu. Non so. Porco cane! Ti hanno pigliato? Ti hanno pigliato? Ah, ah, aiuto. Ah, mi sono cadute le lenti a contatto. Non mi sto cacando sotto, giuro. Mio bonino. Che macello. Non ci arriviamo neanche alle spiagge. Qua ci affondano prima di sto passo. No, la missione continua. Forzaci dentro. Siamo fuori posizione. Non vedo i segnali. Hai sentito il tenente? Avanti tutta. Wow, questo era vicino, gente. Porco cane, mi sa che hanno preso uno dei nostri delle altre barche. Gettevi a cosa, santo cielo. È un miracolo che la gente lo stia vomitando. Porca puttana. 200 metri. Stesso piano, andate alla barriera. Sono questo, sei. Andalo dal filo spinato, subito. Tutti pronti. Ora so cosa serve il Bangalore. Qui siamo scoperti. È un ordine, cazzo, giù la rampa. Siamo completamente scoperti adesso, idio. Oh maronne, ci sono venuti addosso. Ho preso il numero di targa, tranquilli. Chiamate la pula, facciamo la denuncia. Oh maronne. Il tizio davanti a me l'hanno decapitato. E sono morti tutti. E va bene, a strage. Non ti alzare, non ti alzare, Ciccio. Maronne. Ah, zio, scusi, può morire da un'altra parte, cortesemente. Vai in acqua, Ciccio, vai in acqua veloce. Non facciamo la fine degli altri. Ok, dovremmo essere sicuro, più o meno. Buongiorno, signore. Posso tornare a casa? Scusi, ho lasciato il gatto sulla pentola nel fuoco. Insomma, ci siamo capiti. Corri, 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 corri. Aiuto, paura. Oh mio Dio. Il segno della croce come minimo, guarda. Vai alla barriera. Wow. Brutto modo di andarsene, ragazzi. Li ha fatti fuori tutti in un sol colpo. Daniels, dica. Sei addestrato per questo. Prendi quel siluro. Me lo metto in quel posto, il siluro, signora, avanti. Stanno uccidendo tutti, addio. Il tizio al braccino corto, scusi, lo prendo in prestito. Signor, sì. Moriremo tutti, signore, lo sa, vero? Oh, merda. Lascialo stare, non guardarlo, Ciccio, che è meglio. Cerchiamo di avanzare, pensiamo a noi stessi. Raggiungi la barriera marittima a 98 metri. È più facile di sicafarsi. Corri, corri, Ciccio. Veloce, veloce. Amici. Mi stanno crivellando di colpi, mi hanno fatto malissimo. Ma c'è la barretta della vita? Ma cos'è? Ma siamo tornati indietro negli anni 90. Non ci sono più le barrette della vita negli sparatutto. Vabbè, quantomeno non in questa tipologia. Ok, cerchiamo di avanzare.
passando da un rifugio all'altro in qualche modo. Oh, maronne! Hanno facciato praticamente tutti quelli attorno a me. Disastro! Aiuto! Sono vivo per miracolo. Ok, ancora 53 metri. Ok, corriamo dietro quel veicolo, dietro quel veicolo. Maronne, sono morti tutti. Ah! Scusate, qualcuno ha un medikit a prestarmi? Ok, ci provo. Me la rischio un attimino. Non me la rischio, non me la rischio, non me la rischio. Aspetta, 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 in copertura qua. Usiamo gli altri come copertura, che se visto, se visto. Maronne! Dai, sono morti tutti. Ok, ce la faccio. È fatta. Panicume assurdo però, gente. Dica? Usa il siluro, ti copriamo noi. Mi sta uscendo dalle mutande il siluro. Passati, puntiamo dritti ai bunker. Ah, bene. Ok, vediamo il Bangalore all'opera finalmente. Oddio, scusa. Ci siamo quasi. Sono leggermente nervoso, se non si notasse. Ok. Quindi serviva a sparare l'esplosivo, che devo fare così. Oh, vabbè, era un tubo con dell'esplosivo dentro. Yay, che botto. Vai, ma è una carneficina comunque, gente. Forza. Vai. Ok, aspetta. Stiamo sulla sinistra. Avanziamo pian pianino. Oh, ma voi siete scemi nel cervello? Ok, questi li avete fatti fuori voi. Buongiorno, salve. Vengo dagli Stati Uniti. Sono venuto a portare un po' di piombo. Non fate complimenti. Ok, eliminato. Perfetto. Il Garand. Mi piace da morire il Garand. Scusate, qualcuno c'ha... Oh, MP40. Aspetta, perché sicuramente... immaginavo che avevo la pistola come arma secondaria. Ottimo, non ci resta che avanzare. Qualcuno ha un medikit? Hai una brutta ferita, tieni, usa questo. Oh, ogni tanto qualcuno che mi ascolta. Premi Q per curarti. Perfetto, non fa una piega. Aia, mi hanno preso comunque. Zuzman, tutto bene? Grazie del medikit, ma di sto passo servirà a te. Signore, non si spara al mio migliore amico, maleducazione. Altro medikit, grazie. Aspetta. Oh, maronne, pieno zeppo di gente là davanti. Bani, mi tenete la bomba a mano cortesemente? Grazie, molto gentili. Bomba a mano, quando vuoi esplodere non mi offendo. L'ho tirato un po' avanti. Ma vabbè, dettagli, aspetta. Riprendimi il Garand ed eliminiamo il tizio. Signor tizio, dove è andato? Signor tizio? Ah, sei là davanti, scusa, non ti avevo visto. Perfetto, intanto anche i nostri veicoli stanno avanzando. Ok, aspetta che ho trovato intanto un altro kit medico. Ricurati assolutamente. Oh, vabbè, ho paura che mi colpiscono all'improvviso. No, vi giuro, mi sto cacando a spruzzo. Ok, il mio corpo è pronto, gente. Avanziamo. Gli attrici ci impediscono di avanzare. Teniamo duro, fuoco di supporto in arrivo. Vabbè, ancora vivo il tizio. Ci prendo due proiettili sulla schiena. Oh, complimentoni. Aspetta, mi sono accorto adesso che c'è la mitraletrice. Di qua ci sono i crucchi. Vabbè, non è che posso fare miracoli pure io. Signore, porti pazienza un attimo che stavo ricaricando. Su subito da lei. Ok, ricarica di nuovo. Abilità di squadra. Elimina i nemici per ottenere un'abilità di squadra. Ok, cerchiamo di passare da quest'altra parte. Sì, ma è una carneficina. Oh, perfino il gioco si è spaventato e ha laggato. Ok. Sono tutti piantonati su quella coppia di collina. Non posso comprenderli dalla distanza, maronne. Che sta succedendo? Oh, meno male. Ok, cerchiamo di avanzare. Santo cielo, non riuscivo a prenderli dalla distanza. Perfetto, la zona sembra sicura. Non me l'hanno detto, non è sicura. Falli fuori, perfetto. Più colpi, però non ho abbastanza proiettili. Che cocchio, scusate. Sto cercando un MP40, qualcuno me lo ricarica cortesemente. Waffe 28. Ma se non c'ho neanche proiettili per sparare, porco cane. Dobbiamo neutralizzare ben 5 bunker. Mi pare un pochettino esagerato. Signore, non si alza all'improvviso, però un po' pirla anche lei, Scusate, chi ha richiesto la bomba a mano? Sono il Deliveroo Merregano. Non so come si dica Deliveroo in tedesco, ma vabbè, dettagli. Già fatto. Questo è morto. Aspetta, cerchiamo di aggirarli se possibile. Ho preso, vabbè. Tiriamo una bomba a mano e non pensiamoci più. Oh, aspetta che sto ricaricando. Suorca di quella suprema porca. Oh, guarda Zuzman, fotte sega per la copertura lui. Certo, tutti buoni quando sono degli NPC. Ok, posto. Ok, entriamo nel buca. No, pieno tempo di gente. Zuzman, se vuoi fornirmi un po' di fuoco di supporto. Aspetta che ho trovato dei proiettili. Ricarica l'MP40, ora sono pronto a farvi chiudere strisce. Ma no, ma mi ha ciulato la kill, bastardo. Zuzman, come va dalle tue parti? Ah, è pieno tempo di tedeschi. Ma lasciamene un po' qualcuno anche a me, dai. Che cocchio. Vabbè, nazisti in questo caso. Non facciamo distinzioni di nazionalità, si sa mai. Perfetto. Mi dai un kit medico, Zuzman? Cortesemente. Grazie, molto gentile. Un attimo che mi curo. La giornata è difficile. Oh, decisamente molto meglio. Questa la posso portare via, MG42. Santo cielo, volevo fare stile Crisis. Altro kit medico. E andare in giro con la mitragliatrice pesante. Forza, signori, ci mancano ancora una marea di bunker. Cerchiamo di avanzare in qualche modo. Salve, signore, scusi, Perfetto, ho salvato il mio collega. Esegui azioni eroiche per ottenere abilità di squadra. Oh, ok. Non pensavo ci fossero anche le azioni eroiche. Devo farmi faigo, a quanto pare. Ok, perfetto. C'è nessuno qua dentro? Buongiorno.
sono arrivato a portare il piombo. No, aspetta, questi sono buoni. Per un secondo mi ero preoccupato. Oh, dove sta sparando? Sembra che siano lì dentro. Nessun problema. Tiri un paio di bombe a mano. Gli fai passare la voglia di stracciarti, maroni. Aspetta che c'erano altre granate anche qua. Ottimo. Li abbiamo fatti fuori tutti? Scusate, buongiorno, c'è ancora qualcuno? Ah, sono là dietro, aspetta. Preso. Preso anche il cugino. Ehi, dove andate? Ma restate a giocare con noi? Oh, ragazzi, mi state facendo un filetto sotto cielo con quel cocchio di proiettili. Ho paura che mi attacchino da tutti i lati. E basta sparare. Aspetta. Ok, eliminato anche quello. Maronne, ho finito già i proiettili. No, 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 no. Ora ho finito i proiettili. Per fortuna che c'è il Garand. Aspetta che qua dentro è pieno zeppo di crocchi. Vai. Perfetto. E quando vuoi esplodere, granata, non mi offendo. Ne ho preso qualcuno. Decisamente sì. Aspetta, ok. Eliminato. Maronne. Maronne, siamo di un bunker piccolissimo, porco cane. Va tutto bene. Potevamo essere amici. Aspetta un attimo. È una mia impressione o in questo gioco non ci sono le scorte delle munizioni? Non ho trovato un proiettile a pagarlo, dannazione. Ok, proviamo ad avanzare. E dovrò far fuoco col Garand. E appena possibile, speriamo di trovare un altro fucile d'assalto. Guarda. Vabbè, una mitragliatrice, mitragliatore, chiamatela come volete. Non sono un esperto d'armi. Ero un ex tecnico informatico. Ok, piano. Buongiorno, signore. Aspetta che c'è anche i cugini. Aia, un attimo che ricarico e sono subito da lei, eh. Aspetta, perfetto, bravo ciccio. È morto? Molto morto. Scusate, qualcuno c'ha un mitragliatore? Che cocchio, senti, passami il Waffe 28. Waffe pure a te e tanti saluti. Perfetto. Oh, almeno mi posso difendere adesso. Qualcuno si sta divertendo con lanciafiamme. Direi che adesso si sta divertendo molto di meno. Scusate, questo lo prendo io. Buongiornissimo, signori. Qualcuno ha ordinato un barbecue americano? Non fate complimenti. Io metto il fuoco, voi mettete la carne. Brutto modo di andarsene. Brutto modo di andarsene. Ok, mi sono fatto sparare un bel po', ma direi missione compiuta. Ok, non male. Aspetta, dimmi che questo è un... Oh, perfetto, un bel mitragliatore come piace a Peppino. Ma contento. Ok, diamoci una bella curata che ho trovato un medikit nel frattempo. È inutile utilizzare l'abilità di Zussman, che potrebbe essere più utile sul campo di battaglia. Ti pareva che ci doveva essere qualcun altro? Buongiornissimo. Wow, che succede? Cosa urli? Porco cane, mi sono cagato in mano. Oh, finalmente mi posso ricaricare le munizioni. E che cocchio. Questo lo posso portare via adesso. Oh, ora ragioniamo. Ciccio, ho trovato un'arma fighierrima, porco cane. Ehi, ho trovato un'arma fighierrima. Mi stavo vantando che i miei colleghi dovete spararmi proprio adesso. Ma sarete bastardi nel profondo. E basta. Maronne, l'imprecisione fatta. Mitragliatore pesante. Allora, aspetta che vado a fargli un Kinder sorpresa. No, da qua non si passa. Buongiorno. Super, me li sparo così. E chi si è visto si è visto. Zero munizioni. Cane. E Marece. MG42 mi hai servito fedelmente. Torniamo alla missione. Ok, abbiamo fatto fuori 3 dei 5 bunker. Mi consolo. Aspetta che mi sto cacando a spruzzo. Mi sono bloccato male, scusate. Non riesco a passare, ci sono i cadaveri che mi bloccano. Ma stia scherzando. Ok, passiamo al prossimo bunker. E con passiamo intendo vado avanti io. Perché siete dei bastardi? Aspetta che sicuramente c'è gente là dentro. Buongiorno. Tenetemi la bomba a mano. Io l'ho accettato le bombe a mano, chi si è visto si è visto. Ha funzionato per davvero. Erano qua dietro, qualcuno l'ho preso. Aspetta, ok, ricarica ciccio. Dobbiamo neutralizzare il bunker, avanziamo. Buongiornissimo. Eccoli laggiù, non mi sono accorti di me. Adesso decisamente mi hanno notato. Aspetta, ricarica. Teniamo fuori magari il nuovo mitragliatore. Aspetta, lancia la bomba così, a cocchio. Così si cagano in mano. E mentre provano a fuggire, io gli sparo alle spalle. Ok, non è andata come avevo immaginato. Comunque qualcuno l'abbiamo preso. Com'è dal suo lato? Ah, ed è meglio dal tuo lato, c'è meno gente, santo cielo. Aspetta, sono tutti dal mio. Signori, la copertura è importante. Serve a evitare la gente che ti spara sulle gengive. Niles, Aiello, con me. Daniels, tu e Zussman ripulite l'ultimo bunker. Raduniamoci in cima all'altura e cercate di non farvi ammazzare. Sì, sì, tutto molto interessante. Porti pazienza che sto sempre cercando delle munizioni io. Signori, siete i soldati più poveri che io abbia mai visto. Non ho trovato una munizione neanche a pagarla. Vabbè, dai, ci resta un ultimo bunker. Ok, Zussman, ancora uno. Possiamo fartela. Sì, ma non gufartela, ciccio. Aspetta un secondo. Oh, ma non è più un tempo di gente. Buongiorno. Salve. Stavo cercando di proiettili. Qualcuno me li presta. Aspetta che non mi sparino. Ecco, neanche detto dall'alto. Che eliminiamo quelli che stanno là sopra. Perfetto. Restate a terra cortesemente. Ciccio, Zussman. Fuoco di copertura. Non posso sparare a tutti io. Ok. Preso ma non ucciso. Senta, mi tenga la bomba a mano. Parco cane, chiedi un favore a qualcuno. Oh, è veloce però, eh. Ma che è veloce a correre. Ho trovato il Forrest Gump della Germania, a quanto pare. Aspetta. Ah!
Non mi prendi. Ci ho messo troppo a cambiare arma. Pensavo di poter fare l'azione molto più rapidamente. Vai! Porco cane, ti baionetto la nonna. Aspetta, non mi aspettavo il quick time event. Cos'è su tutta sta F? F come non ci fosse un domani. Oh, ti effo la nonna, porco cane. Ma quando ci sono i quick time event? Aiuto, un aiutino veloce. Ciccio, occhio! No! Mi hanno squartato Zuzman. Oh, aspetta un secondo. Ti effo anche il cugino in secondo grado. Maronne. Questi quick time sono fatti per i controller, non per chi gioca a tastiere mouse. E basta. E dai, ciccio. E morece. Aspetta. Rotellina o giù? Cosa vuol dire rotellina o giù? Ma chi fa i comandi con la rotellina verso il basso? Ma vi siete drogati male. Aia, come sei messo, ciccio? Aspetta. Ok, ha ammazzato, perfetto. Come va la panza? Non ce la faccio. Merda! Tirami fuori da qui. Passatemi meglio, ciccio, porta pazienza. Ma tirerò fuori, resisti. Ok, muovi per trascinare l'alleato. Ce la facciamo? Ciccio, tu tira fuori una pistola? Qualcuno deve sparare in fin dei conti. Facciamo con la stazione medica. Ok, siamo a 46 metri. Sei ferito. Me ne sono accorto. La mia sinistra. Ecco che gli sparo. Aspetta, ok, eliminato uno. Ed eliminato due. Maronne. È tipo la sezione con Polina. Ok, cerchiamo di avanzare. Se faccio boiate probabilmente lui ci schiatta. Dobbiamo metterci al riparo. E sto facendo del mio meglio, porco cane. Lui c'ha la panza tutta sbucherellata. Aspetta. Oh no. Ok, fuori uno. Fuori due. Fuori. Oh, porco cane. Aspetta. Dammi un secondo che sto ricaricando. Sono leggermente ferito. Andiamo. Via libera un cazzo. Non si sa come sono riuscito a curarmi, ma vabbè, dettagli. Ok, trascinalo. Trascinalo, maronne. Vai, collega. Sbruciacchiali tutti. Perfetto. Sembra che la nostra squadra sia riuscita praticamente a conquistare quasi tutta la zona nel frattempo. Ma stai buono. Ciccio, abbi fiducia. Non perdere la speranza. Tieni giù la testa. Oh no. Aspetta. Ok, visto. Visto. E rivisto. Aspetta che ricarico, porco cane. Bravo, ciccio. E a terra. Andiamo. Sì, ma dovreste tenere, non lo so, una mano sulla ferita. Tamponarla e via dicendo. Muoviamoci. Un attimo. Ti prendo io. Pesi 80 kg e ti sto trascinando sul fango. Sai quanto è difficile? Oh maronne. Mi sono cagato in mano, non me l'aspettavo la granata. Ok, continua a procedere. Buttalo di sotto e tanti saluti, non fare complimenti. Come fa a camminare con la panza tutta sbucherellata? Ok. Dov'è il terzo? Ah no, non c'è il terzo stavolta. Mi sta venendo un'ansia assurda. Anche una fetta di culo. Ok, due colpi ciascuno. Ok, e non muore nessuno. Tu continua a premere. Manca poco. Dai, è medico. Oh, maronne. Arrivo, copritemi, santo cielo. Questi m'ammazzano. Ok, meno male. Ce l'abbiamo fatta. Non mi morire qua, ciccio, che ti picchio male anche la cugina. Medico! Mi serve morfina. Tutta scusa perché sei un tossicodipendente maledetto. No, lago così, che cocchio, che schifo. Ok, in teoria dovrebbe farcela. A Parigi delle ragazze ci aspettano. Davvero? Va bene anche i maschioni, se ti piacciono quelli non ci sono problemi. Mi fai vedere di nuovo la tua ragazza? Ma in realtà è mia cugina quella. Gesù, serio? Pazienza, non vedo un cazzo. Devo solo riposare un po'. No, non mi dire che ci schiatta. Devi restare sveglio. Ehi! Daniels! Sono qui. Dai, avanti, qualcuno lo aiuti, porco cane. Ci penso io, via! Ce la può fare. Ok, io devo ritornare a combattere? Curerà lui, ho bisogno di te, Daniels. Ascoltate, c'è un cannone GPF alla fattoria lungo la strada. Sta martellando la spiaggia. Sbrighiamoci! Torneremo a prenderti. Controlla munizioni e granate. Sentito? Tutti in strada, subito! Arrivo! Daniels, ho munizioni. Oh, le voglio, mi le voglio! Munizioni! Tieni, Daniels. Oh, molto gentile, grazie signore. Perfetto, quindi ogni persona ha un'abilità di squadra. Andiamo differente dalle altre. Cannone. E portate pazienza, devo ricaricare almeno il fucile. Non ci possiamo avvicinare più di tanto senza che il nemico ci crivelli di colpi. Arriviamo alla fattoria. Piano. Svelti, o alla spiaggia resterà solo sabbia. Facendo del mio meglio, aspetta che c'è un tizio là sopra. Morto malerrimo il signore.
Okay, cerchiamo di stare bassi e apriamo il fuoco su tutti i furbacchioni. Aspetta. E il tizio alla mitragliatrice, non so come prenderlo da qua. Non ho visuale, porco cane. Aspetta, ricarica il Garand. Aie, mi stanno sparando da tutte le parti. Non riesco a prenderlo. Piano. Ok, colpo in testa. Aspetta, faccio fatica a vederli. Maronne, mi sto cacando ora che non c'è più Zuzman a darmi i medikit. Oh, sei ancora vivo, ciccio? Più o meno, diciamo. Ti è esploso una macchina in faccia. Aspetta, ok. Oh, ma sono tutti lì, non me l'ho accorto. Ok, eliminato. Abbiamo tutta l'auto come copertura e dovremmo essere praticamente a posto. Aspetta che c'è un altro alla mitragliatrice. Quanta gente c'è là dentro? Ok, aspetta. Non fate complimenti. Oh, porco cane, c'è ancora gente. Ma c'è ancora tanta gente. Mi hai detto di usare la mitragliatrice e pensavo fosse libero. Maronne. Porta pazienza. Ok, perfetto. C'è ancora gente. Stai giù e non rompere le balle. Da dove escono? Dal fienile. Voglio qualcuno alla mitragliatrice. Un attimo, vado subito. Porti pazienza, intanto mi curo, copritemi. Che cocchio. Perfetto. Ok, devo solo salire le scale. Ti pareva. Ti pareva che ci fosse capita un furbizia. Aspetta. Ok, sono alla mitragliatrice. Un attimo. E quanti sono? Certo. Ma mi prendi in giro? Non posso mica crivellarli tutti di colpi. Oh. Aspetta. E adesso ricarichi. Signori, mi stanno anche leggermente sparando. Non per dire. Ok, aspetta. Eliminiamo quelli più vicini. Disastro. Ma sono tutti qua. Ma era una riunione praticamente. Signori, io faccio copertura a voi. Ma voi fate un po' di copertura a me, che non sarebbe male. Stanno decisamente sparando al sottoscritto. Che una persona normale sarebbe già morta. Aspetta, usa il kit medico. Aspetta un attimo. Disastro. Ok, usa l'MG42. Ricaricala di nuovo. Oh, meno male. Guardate come scappano. Sistemati. Ok ragazzi, siamo conciati per bene. Ok, missione compiuta. A posto. Che faccio? Libero. Ok, raggiungiamo gli altri di sotto. Ora me lo prendi il medikit? No, siamo ancora pieni. Ma come cocchio funziona sta cosa? Signore, mi presta un po' di proiettili? Tieni, Daniels. Grazie, molto gentile. Ok, dobbiamo distruggere l'artiglieria. Vai, perfetto. Termite anche a te, ciccio, eh. Oh, con questa facciamo un bel botto. Fuoco alle polveri. Olè, via. Via, allontanati, ciccio. Mi pare che raggiunga i 2000 gradi la termite. Non mi ricordo quanto. Wow. Porco cane. Soldati, raggiungetemi al punto di incontro. Andiamo. Ok, missione compiuta. Beh, uno sbarco decisamente molto interessante, eh. È un miracolo che siamo sopravvissuti noi. Zuzman, amico mio, come stai? È ancora vivo? Oh, pensavo di averle viste tutte. Si riprenderà. Sì, l'hanno rattoppato per bene. Dovevo starmene sulla barca. Oh, adesso ce lo dice. Ehi, quello che hai fatto... Sono in debito. Io dico che siamo pari. Andremo fino in fondo. Fino alla fine. Fino alla fine. La spiaggia è nostra. Ci accamperemo alla seconda fila di arbusti dopo il crinale. Benvenuto nella prima fanteria. Sei lontano dal Texas, campagnolo. Grazie di avermi offeso, signore. Sempre un piacere, eh. Perché deve fare il bastardo? Sono una brava persona. Non ci si prepara a questo. Ma tu hai sangue freddo. No, non sono un rettile, signore. Signore, io... Te la caverai. Grazie. Signor, sì. Beh, se sei sopravvissuto al D-Day, voglio dire... Certamente. Hai già compiuto un'impresa di proporzioni bibliche? Non sarà l'unico sangue che vedrai sulle tue mani, ciccio. Questi sono ricordi che ti perseguiteranno per tutta la vita. Ottimo, D-Day completato. Nel frattempo è passato un mese e mezzo e oggi iniziamo l'operazione Cobra. Ma come faccio senza il mio amico Zuzman? 7 settimane dal D-Day. Dalla Normandia ci spingiamo nell'entroterra per occupare Marigny. Così controlleremo le strade e potremo farci largo fino a Parigi. Presto la Francia sarà libera. Magari fosse così semplice, amico mio. Dobbiamo tirare ancora un bel po' di porchi. Io e i miei compagni ce la stiamo cavando bene. A Pearson non basta mai. Sai, lui è fatto così. Che sa, piccola. Forse a Natale tornerò da te con un paio di medaglie appuntate al petto. Ma prima c'è Marigny. Schmeling contro la Motta. Schmeling avrebbe steso la Motta. Non è vero. E poi è un nazista. Lo ucciderei volentieri. L'hanno messo sui manifesti. Non aveva scelta. Tutti abbiamo una scelta. Ci sono solo forti. Chiudi la bocca un attimo, ok? Che dici di Lewis e Sugar Ray Robinson?
E contro il Lewis del 38 Robinson vincerebbe a mani basse. Guarda chi si rivede! Non pensavo tornassi oggi. Beh, non potevo lasciarvi soli proprio adesso che andiamo a conquistare Marigny. Sarà una sciocchezza. Vedrai che siamo a casa per Natale. Che aspetti? Facci vedere. Va bene. No, non tirarlo fuori davanti a tutti. Niente male. Ma ce l'hai grandissimo, Ciccio. Ho visto di peggio. Bentornato tra noi, soldato. Piacere mio, signore. Allora, ragazzi, abbiamo un'occasione unica. Possiamo uscire dalla Normandia. Non sarà facile. La boscaglia è ben difesa e i rapporti parlano di mezzi tedeschi nell'area. Ma se riusciamo a conquistare Marigny, le strade saranno nostre. E se Ziusman sta così dopo una coltellata in pancia, allora direi che possiamo farcela. La fortuna aiuta gli audaci, signore. Per Turner, proteggerci è una vocazione. Muoversi. La guerra ha l'abitudine di mettersi in mezzo. Wow! Ci sono anche gli aerei questa volta che ci offriranno copertura. Cosa potrebbe mai andare storto? Sento che questa volta andrà tutto bene. Ora che l'ho detto moriremo tutti. Ok, primo plotone, si entra in azione. Via, via! Signore, posso guidare un carro? Signor Pearson, maggiore, tenente, non mi ricordo che grado è, signore, porco cane. Scusa, il comandante lì, il generale, ha detto che guido io, lavati dai maroni. Vabbè, dai, salgo dietro intanto, Poi c'ho il mal d'auto, porco cane. Sai che una ferita così guarisce in 8 settimane? Sono pronto, sergente. Alla mia parola. La tua parola, Per me non vale un cazzo. Avanti, signore. No, non lo pacchi lì, non gli tiri le pacche, dai. Bene, eh? Ma è stato meglio, signore. Non ho sentito nulla, giuro. Hai fegato, soldato. Ma non voglio vederlo. Dai, era comunque un segno di rispetto. Stai bene, Ziusman? Carro in marcia! Ah, si è fatto male. Dai, e potevi stare in ospedale un altro po'. Avanti, non c'era fretta. Reggetevi forte, si ballerà un po'. Dov'è la novità? Mi sa che piace a Pearson. Come una bistecca a un leone. Andiamo, andiamo! Comunque, ritornando a noi, ti dicevo, Ciccio, mi hanno detto che posso pilotare il carro. Se vi levate dai maroni... Te la stai cavando benone. E tu, invece? Non potevo lasciarvi tutto il divertimento. Il divertimento non esiste con Pearson. Sai perché è sempre così incazzato? Passo di Kasserin. Accostato dagli ottimi amici. Sì, e ha perso un articolo 15 e una degradazione. Ha voluto fare il duro sulla pelle dei suoi uomini. Totale fallimento. Un massacro. I nazisti si sono scatenati. Cazzo, siamo sopravvissuti solo perché l'uscita occidentale era ancora libera. Per poco non perdevo tutto a causa di quello stronzo. E Turner non l'ha mai digerito. Anzi, è stato proprio lui a fargli rapporto. Ma Pearson crede che rendendovi un plotone modello... si farà perdonare. Sgobberemo per lui. Già, credo che hai capito. Per questo vi starà sempre addosso. Muore dalla voglia di redimersi. Sai di cosa voglia io? Di un pasto decente. Hai appena mangiato. Quella merda non è cibo. Ehi, che ne dite di un barbecue? No grazie, mi è passato l'appetito, avevano santo cielo. Avevano speranze. Niente funerale a bara aperta. È il figlio di qualcuno. Ah, è un crocco. Daniels ha ragione. Non sono tutti uguali. Ci hanno dato Keplero, Mozart. Ok, college. Marlene Dietrich. Ecco, già meglio. Per non parlare delle loro invenzioni. Macchina da stampa, microscopio a elettroni. Frankfurters. Quante cazzate. Stuka, sentito? Stuka. Viene da questa parte. Stuka, arrivano. Stukaz, porco cane. Oh mio Dio, no. Wow. Quelli davanti sono morti proprio tanto male. Perfetto, ci siamo fatti assaltare così all'improvviso. Macello, via di qui, via di qui. Porco cane. Via dalla strada, faremo il giro, forza. Buona idea, corri. Quello laggiù è fuoco di contraerea. Prenderemo uno di quei cannoni per abbattere gli Stuka. Va bene, signore, che penso mi. Però perché continuate a darmi le pistole? Voglio i fucili d'assalto, le armi pesanti. Ok, cerchiamo di star bassi. Sembra che siano tutti là davanti, oh maronne. C'è un sacco di gente, dovrei fare più colpi alla testa, Sembra che in sto gioco i colpi contino parecchio. Aspetta. Ok, devo centellinare di più i proiettili e le munizioni. Grazie di starmi davanti, Roger Moore dei poveri. Porco cane, aspetta. Aspetta, allora vediamo di far fuori tutti prima. Aia, di avanzare. Chi mi ha sparato? Ok, devo cercare di prendere una mitragliatrice appena possibile. Maronne, ci sono barili che... arrivano da tutte le parti. Aspetta, stammi basso, Ciccio.
Evitiamo di rischiare più del necessario. Qualcuno vuole una bomba a mano? Fate complimenti, ne abbiamo tante. Me la sono praticamente tirata sotto i piedi. Assolutamente sì, me ne vanto. La mira del DeLong Gamer, qualcosa di incredibile. Ok, risparmiamo munizie. Tanto abbiamo Zuzman e Tarme e Turner, che credo mai ci daranno una mano. Ma che ta pistola non è male, eh. Si difende egregiamente. Salve signore. E ah, no, è ancora vivo. Mi rimette fuori la testolina? No, non fuga. Ho detto no fuga. Oh, e che cocchio. È ancora vivo. Ah no, ok, c'è morto. Aspetta che c'era Capitan Pulbita lì di lato. Ok, tira fuori la pistolina. Corri, 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 corri. Perfetto, perfetto. No, no, vai. Vieni qua. Vieni qua. Porca di quelli per porca. Nessuno deve sapere che c'è una mira di M. Perfetto, vediamo di avanzare, gente. Con questa nuova mitragliatrice dovrei potermi far strada fra i nemici. Guarda quanti. Porco cane, erano tutti qua dentro. Tira una bomba, tira una bomba. Perfetto, aspetta. Aspetta, no, resta lì che ti godi l'esplosione. Più da vicino, è più figo, santo cielo. Aspetta che non mi ha visto, ma mi ha sentito. Ancora vivo. Un'altra bomba. Sono tutti là, guardali. Aspetta, stati buono. No, 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 dobbiamo tirare fuori il Garand o non riesco a beccarli. Aspetta che mi sono anche fatto proprio una cifra male. Perfetto, ora sono pronto a rispondere a poco nemico. Perfetto, eliminato. State fermi un attimo, che mi fate salire l'ansia assurda. Oh, peggiore delle ipotesi, li possiamo anche baionettare. Aspetta, ok, fatto fuori quello. Signore, si decida, o corre a destra, o corre a sinistra. C'hai dubbi esistenziali lui? Bastardo, è riuscito ad aggirarmi, non me ero accorto. Da dove continuano ad arrivare? Aspetta, 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 quello lo freghiamo alla grande con una granata. Provo ad avanzare. Wow, credo di averlo preso perché mi ha laggato la voglia di vivere. Aspetta, ok. Maronne, c'ha un rinculo assurdo sto Garand. Ah, Zuzman, non mi ricordo il tasto. Grazie, molto gentile. Stanno arrivando da sinistra, stanno arrivando da sinistra. Porca di quelli per porca. Ah, occhio alla mia bomba a mano. Zuzman, bravi. Porco cane, si è fatto malerrimo. Aspetta, c'è una leggera concussione. Non potevi lasciarla dov'era, no. Ovviamente no, signore. Dobbiamo ricongiungerci ai carri. Ok, sì, ma vorrei dei proiettili. Sì, signore. Grazie, molto gentile. Oh, ora posso rispondere al fuoco nemico? Ok, proviamo ad avanzare in qualche modo. Oh, maronne, sono tutti lì nei campi. Aspetta, 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 aspetta. Facciamo che resto in copertura e gli spariamo dalla distanza di sicurezza. Allora, un colpo, un mortolon. Sì, quando mai nella vita. Ma vabbè, dettagli. Perfetto, ho preso il tizio laggiù. Il ding del Garand mi piace troppo. Cioè, non so se è una coda vera o ci sono in colpi utili, ammetto l'ignoranza. Però è sempre un ding che mi è piaciuto tantissimo. Aspetta. E morece. Maronne. Sì, ma dietro i covoni di fieno non mi pare il posto più sicuro. Laggiù non riesco a prenderli, sono troppo distante. Oddio, intanto l'ho preso in testa. Vai, 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 vai. Ok, avanziamo col mitragliatore. Piano, salve signore. Aspetta che è ancora vivo, troppo vivo perché mi riguarda. Ah, stanno provando a scappare. Sì, sì, li pigliamo, li pigliamo, li pigliamo. Bastardo, vieni qua, vieni qua. Ok, ma che resistono un sacco i proiettili, sti tizi. Aspetta che mi rifugio qua, sicuramente ci sarà qualcosa. Ah, un medic, meglio che nulla. Mi consolo. Non stanno? Eccoli, eccoli! Granata! Granata, 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 porco cane! Non me ero accorto, mi sono caccato un cifrone. Ok, ho preso qualcuno? Sembra di sì. Aspetta, sapete che sono tutti in mezzo agli alberi. State andando a funghi, gente? Si arrendono, non sparate! Voi due occupatevi dei prigionieri. Daniels, avanziamo! Ci possiamo fidare? Allora, devo fare tasto... Oh! Ha provato a ribellarsi il bastardo! Ma porco cane, quindi probabilmente devi arrestarli entro un tot di tempo? Altrimenti si ribellano. Signore, mi presta qualche altro proiettile? Mi piace che gli ho fermato la carica. Perfetto. Ecco il cannone antiaereo, ci avviciniamo. Non so se hai notato, è tipo pieno zeppo di uomini nemici. Ai carri serve supporto. Prendiamo il cannone antiaereo dietro quegli alberi. Ok, ragazzi, datemi una mano, perché con la mia mira è un disastro. Che provo ad avanzare io per conto mio. Perfetto, rintanati là dentro, rintanati là dentro. Vai. Ho trovato qualcosa, una roba che luccicava. Ho trovato un ricordo. Oh, ma che bella cosa. Ok, sembra che il nemico stia battendo in ritirata. Che cosa buona è tanto giuta. C'è un sacco di aerei da queste parti comunque. Ecco la contraerea. Togliamo di mezzo quei trucchi e aiutiamo i carri. Più facile a dirsi che a farsi. Ammetto che mi sto trovando un po' meno con queste cocchie di armi. Aspetta che provo a fare fuori il tizio della contraerea. Granata, 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 non me lo accorto. Corri. Au, la concussione. Faccio io la concussione, porco cane. Ok, perfetto, preso in pieno. Un attimo che mi curo. Maronne, ma che ansietudine assurda. Quanti mancano ancora? Ok. Usiamo quella contraerea per abbattere gli Stuka. Vabbè, devo fare io? No, 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 io volevo guidare il carro armato, non volevo usare la contraerea. Quei bombardieri distruggono i nostri carri, devi spazzarli via. Ecco che arrivano. Oh, maronne. Ore tre. Che vuol dire ore 3? Non c'ho l'orologio. Sì, so che devo dire ore 3, che poi la gente nei commenti pensa che dico seriamente. Allora, aspettiamo che tornino indietro.
E poi apriamo il fuoco su di loro? Sì, ma è impossibile. Ok. Ok, non male, poteva andare peggio. Sono riuscito a colpirli. Vai, abbattili. Tipo alla radio sembra incazzato. I crocchi non capiscono che succede. Ne arrivano altri. Ora è una. Ok, li vedo. I nostri carri sono proprio davanti a loro. Wow. Ok, li hanno mancati. Aspetta, piglia anche l'altro. Ottimo. Che disastro. Perfetto. Ci attaccano. Gli Stuka ci attaccano. Aspetta, aspetta, la batto io il bastardo. Ottimo. Aspetta, vediamo di zoomare. Morisce. Wow, che bella esplosione. Aspetta, ce ne sono altri. Li ho visti dopo. È che devi sparare dove saranno, non dove sono. Non è così semplice. Aspetta, oh marone, questo ci è caduto in parte, in pratica. Al centro. Al centro, che vuol dire al centro? Ah, davanti a noi. E che cocche di aure 12. Non cambiare linguaggio in 3 secondi. Sono finiti? Non ancora. Ore 3. Ok, devo aspettare che virino e siano in una posizione migliore per aprire il fuoco. Perfetto. Ok, colpito. Ok, da dove? Oh marone. Ok, abbattuti anche questi. Aspetta, anche quelli laggiù. Porco cane, devo fare attenzione che non si surriscaldi troppo l'arma. Perfetto. Vai così. E un attimo, vieni tu a sparare se sai fare di meglio. Con quello sono tutti. Bene, Daniels. Yay, mi hanno fatto dei complimenti. Ah sì, ma che assitudine, gente. Ehi, Perez, tutto buongiorno, bene? Buongiorno, eh. Il mio amico Mills è morto nell'imboscata, ma ci siamo vendicati. Sono asserragliati con pack di supporto. Dobbiamo farli fuori. Bene. Pearson, porta una squadra oltre il frutteto e trova un punto d'osservazione. Tolto di mezzo qualche pack, potrò guidare l'assalto principale con Perez. Sì, signore! Daniels, Zeusman, con me, muoversi! Ma no, con Pearson no, che mi sta sui maroni. Ma dai, che ci odia tutti! Buona gente, io direi che per questo primo episodio ci possiamo fermare qua. Come ho detto, l'avventura non durerà tantissimo, ma devo dire che abbiamo avuto un ottimo inizio e la storia mi sta piacendo veramente un sacco. Spero proprio che tutti i ragazzuoli riusciranno a tornare a casa sani e salvi. Ma qualcuno ci schiatta, è abbastanza ovvio, non spoilerate che vi picchio male. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace, altrimenti vi rifate tutto lo sbarco in Normandia e da soli. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!